decorato di tempesta dal Primiero a Padova, nella Piazza del Santo, il viaggio di un albero di Natale solidale che con la tempesta vai si veste di luci e di rose. Ed ora la storia di un albero decorato di tempesta che arriva dal Primiero. Tagliandolo lo hanno salvato, per decorarlo hanno usato quel che lasciò a terra una tempesta di vento, non una qualunque. Era il 2018 e la tempesta si chiamava Vaia. Ci troviamo nei boschi di Transacque in Primiero alla Lavinaia, dove le pale di San Martino vanitose si specchiano nelle acque del lago di Calaita. Lavinaia, slavina, il toponimo da valanga, perché periodicamente questa zona ne è flagellata e lui, questo albero, non è un albero qualunque. Il territorio in particolare è quello di una località che periodicamente viene interessata da delle valanghe, come dice in termine il toponimo Lavinaia, e che quindi le piante sono destinate prima o poi ad essere distrutte da questo fenomeno naturale. Ecco che abbiamo per l'appunto scelto questa località per portare via una pianta. 20 metri di legno, il cui taglio era già previsto in viaggio sulle strade del nord dell'Italia per arrivare poi in Piazza del Santo. L'accensione delle luminarie venerdì 24, la benedizione domenica 26. Fatte dal vento, dalla tempesta, le decorazioni, le lanterne di Sant'Antonio, in legno recuperato da Vaia, scolpite da artisti e artigiani trentini, e le rose di Natale, realizzate a mano da persone con disabilità, accolte nei centri diurni e nelle comunità alloggio del villaggio Sant'Antonio Ollus di Noventa Padovana. Lanterne e rose, il ricavato della vendita di questi oggetti d'arte, andrà a sostenere due progetti di Caritas Sant'Antonio nel sud del mondo. L'acquisto di attrezzature per il reparto maternità per la sala di chirurgia del Bivara Hospital Center in Repubblica Democratica del Congo e l'acquisto di macchinari per un mulino per mais destinato all'alimentazione dei piccoli ospiti del Centro per l'Infanzia Masaiti in Zambia.